Buon pomeriggio, grazie per aver partecipato a questo incontro delle tre del pomeriggio. Mi chiamo Lette Sellers, sono una curatrice, di solito lavoro a Londra, nel corso degli ultimi 18 mesi la mia sede è Zoom. Mi fa davvero un grande piacere ed un grande onore essere qui in diretta con voi. Grazie quindi a Maria Cristina e al Salone per l'invito. Come curatrice e scrittrice, diciamo che le idee e le parole sono la pasta che maneggio tutti i giorni. E quindi parliamo di idee e parole positive che sono emerse: compassione, resilienza, sostegno, collaborazione, reti, comunicazione, condivisione. Certamente non condividere un virus, ma delle risorse. E con questo voglio davvero presentarvi i nostri oratori. Il titolo è Fondazione e Associazioni senza scopo di lucro, e la resilienza, la compassione, il sostegno, la collaborazione, le risorse sono le persone che portano queste parole alla comunità del design. Abbiamo Cyril Gooch che è in contatto, in collegamento con New York, Nadia Swarovski, anche lei da remoto a Londra, e fortunatamente almeno ho un ospite con me, Shirin Maghrabi Tayeb, che è qui di persona. Ciascuna di queste ospiti avranno una risposta da dare su quella che è la filantropia basata sul design, che cambiano non solamente le carriere degli individui, ma anche ci portano anche un approccio più sostenibile e globale al design e anche alla comunità. Il design, o comunque il buon design, riguarda la risoluzione dei problemi, che si tratti appunto di una visione materiale, visuale, tecnologico, o semplicemente una soluzione estetica. D'altro canto, c'è, come dire, una soluzione della società ambientale e umanitaria, e quindi il design si pone bene nella nostra conversazione odierna. E quei designer che non lavorano nel vuoto totale, ovviamente hanno nel cuore l'idea di collaborazione. Non c'è nulla di nuovo qui, ma quello che è nuovo e bisogna sottolineare è come gli istinti e gli approcci tradizionali alla filantropia e alle collaborazioni sulla base appunto di attività filantropiche sono state abbandonate. Fondazioni, le piccole imprese, anche quelle governative, eccetera, stanno mettendo il freno su dei sistemi di sostegno basati sulla donazione, perché pensano di non avere abbastanza risultati societari o comunque anche commerciali, mentre invece c'è un bisogno di un approccio più olistico per il miglioramento della istruzione, del lavoro, delle opportunità di lavoro, di preoccupazioni ambientali. Ed è un cambiamento sistemico questo, è un investimento a livello di capitale socio-economico. Allora ho chiesto alle oratrici, all'oratore, di parlare per 10 minuti, sarò molto severa in questo, tenendoci una breve introduzione e presentazione delle loro fondazioni e poi una conversazione. Il primo oratore, Cyril Gooch, nel 1998 ha creato un metodo chiamato Cross Intelligence e si è guadagnato dei premi a questo proposito sulla base del coaching nell'ambito delle organizzazioni. Circa 10 anni fa poi ha deciso di attrarre la sua attenzione su un cliente nuovo che è l'oceano, che è un cliente vitale di tutti noi per così dire, e quindi ha fondato Parley for Oceans, che è una forma di collaborazione per mettere a punto e a fuoco la fragilità e la bellezza dei mari e implementare una strategia che possa porre fine alla loro distruzione. Ebbene, darò appunto a lui la parola anche a distanza e spero di poterlo avere qui in linea con noi. Grazie, grazie per avermi ospitato. Non so se, come dire, posso parlare così profondamente del,
tema, però ci provo. Allora, la situazione che ci ha portato a creare Parley for Oceans è che il modo con cui noi creiamo le cose, le consumiamo e ce ne liberiamo, è proprio noi come specie, come viviamo su questo pianeta, beh, è un po' un processo che è arrivato quasi alla fine, perché noi presupponiamo sempre che da un certo punto di vista, come dire, non ci siamo mai resi conto di quello che è l'effetto che causiamo nell'ambito del nostro ambiente. Abbiamo la mente programmata per la sopravvivenza, sappiamo che insomma noi abbiamo il diritto di fare quello che vogliamo dopo il nostro arrivo su questo pianeta. Nel corso dell'ultimo cinquantennio abbiamo cercato di ottimizzare il nostro modo di condividere compiti, di fare le cose a livello che noi stiamo diventando la minaccia più terribile al mondo della natura, cioè quel pianeta che ci ha permesso di crescere, di esserci, che ha prodotto una chimica che ci dà la vita, che permette la vita stessa. E a Parley noi abbiamo pensato di mettere un freno a questo sfruttamento, che dobbiamo smettere di presupporre che possiamo fare qualsiasi cosa vogliamo e buttare via semplicemente ciò di cui non abbiamo bisogno. Quindi dobbiamo diventare collaboratori della natura, nel senso che noi dobbiamo capire da un certo punto di vista la complessità e rispettare questa complessità del funzionamento del nostro pianeta o di come funzionano gli ecosistemi. Se lo traduciamo in termini di design, bene, questa è una cosa che direi è una specie di eulogia descrittiva del design, nel senso che noi stiamo cercando di capire una situazione complessa, a farla arrivare ad una situazione semplice e a dare ispirazione a tutte le persone che dipendono da noi e poi produrre tutti i componenti che bisogna mettere dentro un oggetto da design e se estendiamo la definizione di design verso l'identità, concettualizzazione del prodotto o comunque come business model, ecco, se la estendiamo a questo livello, allora ci è dato capire che da soli non possiamo far nulla. Noi siamo sempre comunque dei curatori. Io credo che un grande designer sia un gestore della collaborazione, qualcuno che dà la possibilità ad altri di contribuire a realizzare una visione. E allora io direi che prima di iniziare con il nostro lavoro a Parley, abbiamo lavorato con le industrie, con i singoli, con i governi, ci ha permesso di focalizzare la nostra attenzione sull'esito delle cose, sui risultati. E nel 2012 mi è venuta in mente e ho capito da esperti che l'oceano era sull'orlo della descienza. E quindi ho detto alla gente che stava a New York: dobbiamo davvero cercare di fare qualche cosa. Non c'entra più la fama, i premi sul design e i soldi. Dobbiamo fare una cosa corale tutti insieme che vada al di là di tutto questo. E tecnicamente è la stessa cosa. Si guardano dei business model esistenti e l'economia, di fatto, onestamente, è il driver di tutti i danni, di tutti i problemi ambientali che abbiamo avuto fino a questo momento, sono imputabili a errori economici e quindi di design, come usiamo gli ingredienti, come facciamo del design su dei prodotti, che tipo di suggerimenti diamo, che tipo di suggestioni seducenti diamo al nostro pubblico. E tutto questo ci porta all'idea che se si riesce a mettere insieme abbastanza gente e se si creano esempi, se si creano per esempio delle possibilità strategiche anche di mettere in mostra le cose, se queste cose sono positive, allora possiamo capovolgere le cose anche dal punto di vista economico, su concetti che non sono basati sullo sfruttamento. E una delle cose importanti è il nostro rapporto al mondo naturale e i rapporti che intratteniamo con gli altri, con gli umani, gli altri esseri umani. Allora, se noi sfruttiamo le persone, come possiamo aspettarci che insieme potremo mai proteggere il nostro futuro? Quindi deve essere un cambiamento di mentalità da una tattica basata sull'ego alla collaborazione, dalla vecchia tecnologia, dai vecchi materiali a nuova tecnologia, l'eco-innovazione, come noi la chiamiamo. E praticamente questo è quello che facciamo noi a Parley, è un tandem di organizzazioni private a scopo di lucro e non a scopo di lucro. Siamo in entrambi i territori, lavoriamo con dei marchi, abbiamo lavorato con Adidas, Magna Express, tutte
una serie di nomi della moda, anche, ma anche con istituzioni pubbliche e governative. Abbiamo una partnership con la Banca Mondiale, che sta collaborando con le Nazioni Unite, insomma, creatori, designer in tutto il mondo. E il concetto è proprio questo, quello di installare, direi, per manifestare e per provare una formula proprio. E la formula è avoid intercept and redesign. Possiamo porre fine all'inquinamento della plastica e a tutta una serie di altre crisi con una semplice formula che si chiama avoid intercept and design, cioè evitare di usare la plastica dove è possibile, intercettare l'inquinamento e poi ridisegnare il materiale. Lasciamo perdere la plastica, i materiali tossici, eccetera, e apriamo una nuova era di nuovi materiali. E la stessa cosa si ha per quanto riguarda l'anidride carbonica, il carbonio, le emissioni di anidride carbonica e tutto quanto. E ridisegnare praticamente la causa, l'origine di queste emissioni tossiche. Quindi c'è questo bisogno davvero per A, una strategia più forte e pregnante, ma anche poi degli esempi, delle vetrine, per così dire, dove la gente può vedere il risultato positivo e dice: beh, non è una teoria astratta di qualcuno che è staccato dalla realtà, ma c'è una prova del 9. Il nostro tentativo è proprio quello di produrre queste vetrine e lavorare con queste organizzazioni che vogliono di fatto stare al passo in questo settore e guidarlo anche per cambiare le cose, per come fare le cose. Questo non significa fare sacrifici, investimenti sì, certo, però insomma il premio può essere un successo finanziario, economico di un paese o comunque una qualità della vita migliore, eccetera. Io credo che sia importante capire proprio che non c'è una singola organizzazione, e neppure Parley risolverà questo problema se non collaboriamo. Stiamo cercando di dare il nostro contributo. E un grosso aspetto di questo, direi l'aspetto più promettente del nostro lavoro, è proprio la gioventù. Stiamo cercando, certo, di cambiare gli adulti, i leader, i presidenti della Repubblica, di molti paesi, eccetera. Certo, ne abbiamo fatta di strada da 9 anni, ma poi ci sono i bambini imparano più velocemente. E questa settimana ho ricevuto un'email dalla figlia di un mio buon amico e ha partecipato a uno dei nostri eventi di Parley 3 anni fa, e quando è tornata a casa ha detto: voglio pianificare la mia carriera e cercare di dare un orientamento alla mia vita su ciò che ho imparato a questa conferenza. E ha continuato ad andare più avanti, non solamente si è occupato appunto del movimento ambientale, ma ha cominciato anche a studiare a scuola, convincendo appunto gli altri studenti a interessarsi a Parley. Non deve essere solo Parley la mia organizzazione, ce ne sono tante di organizzazioni che ispirano e che emancipano le persone. Non si sa mai che cosa succede, ma l'esito è quello che è importante. Quindi credo di essere rimasto nei 10 minuti, giusto? Sì, beh, ma torneremo da te, Cyril. Grazie mille. Ora, parlando proprio di collaboratore di Cyril, ascoltiamo la nostra prossima relatrice. Io sono certa che molti di voi conoscono il nome di Swarovski. Azienda che nasce in Austria con un crisavolo, Daniel, nel 1895. La sua carriera comincia intorno direi alla metà degli anni 90. Ha cominciato ad occuparsi appunto delle collezioni di Swarovski, ma anche cominciato ad occuparsi di una serie di iniziative sempre relative all'ambito del design, dell'architettura. Nel 1992 ha lanciato il Swarovski Crystal Palace, che sicuramente chi ha visitato Milano ha già potuto vedere. È un programma davvero visionario che abbatte davvero moltissime barriere nell'accedere poi, per l'appunto, nel consentire l'accesso a nuove visioni, nuovi territori.
recentemente ha incanalato questi suoi talenti creativi così importanti nella Fondazione, un ente benefico britannico che nasce nel 2013, che supporta la creatività, supporta l'empowerment dell'essere umano e vuole anche occuparsi dell'ambiente. Questa nuova iniziativa, quindi Creative for Our Future, aiuta ad identificare e ad accelerare anche il riconoscimento dei leader, dei designer della prossima generazione ed è stata anche supportata addirittura dalle Nazioni Unite. L'obiettivo è quello di trovare nuove soluzioni alle sfide globali. Quindi vorrei dare davvero un calorosissimo benvenuto a Nadia. Grazie, grazie mille. Io non vedevo ora di prendere parte a questo panel, anche se vorrei davvero essere in presenza con voi. Sono comunque onorata per il momento di poter essere qui in questo modo virtuale. Peraltro ammiro moltissimo anche tutti gli altri relatori di questo panel. Ovviamente tutto quello in cui credo, anche quelli che sono i valori che porto avanti nella Fondazione di Swarovski, è qualcosa che è sicuramente anche molto legato a quello che stanno presentando gli altri relatori. Vi mostro alcune slide che ho preparato per questo evento. Ecco, per l'appunto nasce tutto questo, quindi Swarovski nasce nel 1895, collaboriamo in effetti da allora con molte entità che comunque si sono occupate di filantropia. Mio trisavolo era per l'appunto un immigrante della Moemia e aveva cominciato ad aprire questo stabilimento che lavorava il cristallo. Direi, insomma, è stata un'idea, una visione incredibile, ha cominciato ad aiutare le persone, chiaramente invitando le persone a lavorare per lui, per il suo stabilimento, e il successo per lui ha sempre significato questo, poter restituire alla comunità, quindi diventare ovviamente chiave all'interno, avere un ruolo chiave all'interno della società proprio per poter dare. E devo dire che si tratta di valori che peraltro in quegli anni ancora non esistevano, magari talvolta la consideriamo norma oggi, ma devo dire mio trisavolo è stato veramente innovativo in tal senso, quindi dare un tale valore all'interazione umana. Quindi la filosofia di base era proprio questa, ovvero volevamo assicurarci per l'appunto che non si trattasse all'interno della fondazione soltanto di sponsorship, di sponsorizzazione, ma di una reale collaborazione. E qui vedete quelli che sono i tre pilastri sui quali si focalizza la fondazione. Sono tre pilastri nei quali naturalmente crediamo in quanto trasmettono in pieno la nostra filosofia, quindi cultura e creatività, l'empowerment, quindi dare la possibilità all'essere umano di sfruttare tutte le proprie potenzialità, ad esempio anche darci da fare per l'uguaglianza di genere, quindi una sempre maggiore presenza della donna nell'ambito del lavoro, nella cultura e così via, in tutti gli ambiti davvero. E poi cerchiamo inoltre anche di portare avanti un filone molto importante a livello di istruzione, perché la conoscenza, la cultura è potere. E quindi vedete che in effetti abbiamo anche degli enti formativi molto importanti all'interno del secondo pilastro e poi naturalmente il parametro, l'ambiente non potrebbe essere così, naturalmente siamo interessati all'ambiente, all'acqua, al preservare le nostre risorse naturali ed è un lavoro, uno sforzo continuo, siamo anche sostenibili nella nostra produzione attuale, facciamo parte anche di comitati che si occupano per l'appunto di mantenere un livello di eticità e di controllo per l'appunto circa la produzione a livelli molto alti, le aziende possono farcela, le soluzioni ci sono, diciamo che è necessario implementare la volontà delle persone in una modalità sempre più sostenibile. Dunque, ora vi mostro chi sono i nostri, diciamo, coloro che ci supportano. Allora, vi dicevo, partiamo da questo ente benefico che abbiamo fondato per l'appunto nel Regno
nel Regno Unito, sono nomi internazionali, devo dire che è un'immagine questa che continua ad affollarsi di altre persone. Ovviamente questi personaggi sono stati scelti e selezionati perché sono tutti, diciamo, catalizzatori nell'ambito nel cui operano. Vedete, riconosciuti alcuni nomi, sono degli ambientalisti, ricercatori, una ricercatrice molto nota del National Geographic. E direi che si tratta di persone estremamente intelligenti, ma che sanno dove si trova il cuore e come utilizzarlo. Ed è una vera gioia poter lavorare con tutti loro. Naturalmente, diciamo che poi si parli di business, che si parli di filantropia, è sempre necessario avere sempre il corso, diciamo, molto chiaro, una direzione molto chiara. Ed è per questo che misuriamo l'impatto sulle persone. Vedete che ad oggi abbiamo raggiunto oltre 600.000 persone a livello globale, supportato oltre 55 organizzazioni presenti in 47 paesi. Formiamo gli studenti e i ragazzi ad un utilizzo dell'acqua sapiente e devo dire che già a partire da questo aspetto, bene, l'essere umano, anche il giovane essere umano, può cominciare a contribuire positivamente all'ambiente. Tutti importano, tutti importano. Nella diapositiva successiva condivido con voi quelli che sono i nostri obiettivi, che qui ovviamente ho estrapolato dagli SDG, quindi gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Questi sono quelli che ci interessano all'interno della fondazione, sui quali stiamo lavorando, in particolare su quelli che vedete. Sono andato, diciamo, ad evidenziare, quindi l'uguaglianza di genere, l'utilizzo dell'acqua, crescita economica, la vita sott'acqua, la vita sulla terra, e poi naturalmente l'importanza delle partnership, così come Libby e Cyril hanno già anticipato. Queste sono alcune tra l'altro delle aziende con le quali lavoriamo anche diciamo per promuovere cultura e creatività, vedete? E questi sono alcuni dei volti, ho scelto di mostrare volti, sono i volti con i quali interagiamo. Vogliamo aiutare le persone a proseguire, a procedere, a crescere nella loro vita, anche perché, ripeto, il contributo di tutti è quello che importa. Il denaro non si riduce a pura valuta, deve essere un qualcosa che viene speso per poter promuovere la conoscenza delle persone. Queste sono le iniziative che portiamo avanti nell'empowerment, e ne ho già nominate alcune, per l'appunto a livello ambientale ho già detto quello che facciamo, e sono molto orgogliosa del lavoro che stiamo portando avanti ed è qualcosa nel quale ci impegniamo quotidianamente. La diapositiva successiva, al di là di essere un pilastro, naturalmente l'ambiente ci interessa in maniera particolare. Abbiamo istituito dei fondi particolari per poter supportare in alcuni casi particolari abbiamo supportato delle piccole, diciamo, comunità di donne che lavorano nuovamente a supporto della natura di alcune zone, in particolare nello Yemen. Talvolta noi non ci rendiamo conto di quanto siamo fortunate e privilegiate a vivere nel mondo occidentale, libere di esprimerci, libere naturalmente anche di vivere e lavorare in un certo modo, ed è per questa ragione che dobbiamo generare un impatto e supportare. E poi una creatività al servizio del futuro, e questa è la diapositiva, insomma, una diapositiva che mi sta molto a cuore. Presso la Fondazione siamo riusciti, come vi dicevo, a raggiungere un numero davvero straordinario di persone. L'obiettivo nuovamente è di poter supportare quei talenti creativi che possano lavorare e rispondere alle sfide della sostenibilità globale verso gli obiettivi naturalmente definiti dalle Nazioni Unite. E queste sono alcune nuovamente delle iniziative nelle quali ci siamo impegnati. Vedete quello che possono fare le giovani generazioni, e noi ne siamo assolutamente consci. Con il nostro programma abbiamo creato un gruppo davvero straordinario che potete vedere in questa diapositiva successiva. Ecco,
queste sono le persone, diciamo, che in questo momento ci stanno supportando, quindi abbiamo selezionato Craig Robin, Lily Holland, che molto presto, fra l'altro, starà a Milano, quindi ne sto nominando solo alcune, ma appunto provengono dal mondo del design, vedete Lily Holland, ma anche dal mondo dell'arte, dal mondo dell'arte, della cultura, della supply chain. E Cyril anche è uno dei nostri mentori. Ed è incredibile, Cyril, la tua passione, qualcosa di talmente contagioso. Diciamo che uno dei miei obiettivi è proprio quello di trasmettere questo tipo di passione ai nostri studenti. E questa, infatti, è una diapositiva che ne mostra alcune. Queste sono 9 degli studenti che studiano per l'appunto design, provenienti da 9 diversi paesi. Vedete l'elenco dei paesi, e stanno lavorando su un progetto particolare, un progetto che sta per essere lanciato e sarà presentato alle Nazioni Unite. Le Nazioni Unite, come ho già detto, costituiscono uno dei nostri partner, e per tale ragione, insomma, presenteremo a loro. Ora il video che segue in realtà vi mostra proprio un Creators are the estratto rapido thinkers, the di doers, questo and the progetto di cui vi dreamers. parlo. Swarovski is rooted in engineering and design and has empowered young talents across borders and mediums. The Swarovski Foundation supports culture and creativity, innovation and education to address human rights, environmental issues, inequality, and increasing threats to health and well-being. The future is now. We must start thinking in generations. The Swarovski Foundation Institute Creatives for Our Future program seeks young sustainability trailblazers across creative disciplines with unique problem-solving and critical thinking abilities to design new pathways for a better world. The program cohort will receive financial support, one-on-one mentors, and learn from master teachers. They will also join industry leaders at global forums and develop their practice, technology, or network to make groundbreaking ideas a reality. We believe in the power of young creatives to lead sustainable development and reinvent our future. Grazie a tutti. Grazie, ritorneremo da lei fra qualche minuto. Bene, ultima oratrice. Shirin Magrabi-Tayel, coraggiosa, meravigliosa, ebbene anche direttrice creativa della comunicazione di Magrabi Opticals, che è la sua azienda di famiglia, parla del suo ruolo di direttrice dell'organizzazione non profit House of Today. In assenza di sostegni da parte dello Stato, Shirin vorrebbe che i designer libanesi fossero qualcos'altro che non semplicemente un movimento locale, cerca di aiutare appunto questi designer e lei lavora mano nella mano proprio con questi designer facendo da mentore e offrendo borse di studio, sponsorship e possibilità di essere conosciuti in tutto il mondo. Come possiamo forse ricordare, in agosto l'anno scorso c'è stata questa tremenda esplosione che ha colpito il centro di Beirut, che era molto vicino al hub creativo della città. E bene, House of Today ha dato una mano grandissima, ma non voglio naturalmente rubare i pensieri e le parole a Shirin, e quindi do lei la parola per la sua presentazione. When I moved to Beirut a few years ago, I was looking for local talents to work with. I noticed that Beirut was boiling with creativity, but those creative talents had no support system whatsoever that would drive these talents and expose their work to a wider audience. What's very unique about Beirut, with the cultural diversities and the different religions, backgrounds, and aesthetics, we are able to create shows where paradoxes come to life. Since founding House of Today in 2012, we have worked and brought together over 100 designers and artisans from different backgrounds and disciplines. The House of Today family, this growing and diversified community, continues to inspire our mission and commitment to contemporary design practices.
We strive to maintain the long-term vision of keeping Lebanon on the design scene. House of Today has really given this international awareness of the value of Lebanese design. I mean, we had Lebanese designers, but there was no real togetherness. House of Today's annual scholarship program has been supporting exceptional students in their pursuit of higher degrees in design since 2015. Nurturing upcoming generation is a way to imagine a future with solid cultural heritage. Due to a lack of variety of design education in Lebanon, we help dedicated creatives study in renowned institutions and programs in Europe and in the USA. Beyond financial aid, we also help these young design thinkers with individual mentorships to empower them with the necessary tools. By mentoring, we empower our design community across disciplines and geographies. We foster a ground for dialogue to help develop a sustainable industry and design culture within a particularly challenging context. Our first Biennale in 2012, which actually marked the launch of House of Today, was devised in order to introduce designers to talented local craftsmen working in traditional methods to help foster a more cyclical local process. Some of the conversations were difficult, as artisans were rather inflexible in their ways and not willing to try something new. This lack of flexibility from their part forced us to produce abroad, so that designers create with no limitations. Once the artisans witnessed the exposure these designers achieved, they consequently became more flexible, responding to innovative techniques, which then allowed us to once again encourage production locally. Our platform continuously expanded by connecting Lebanese with local craftsmen, playing a pivotal role in building an ecosystem that fosters growth and sustainability. We further developed programs to include lectures, workshops, and tours that introduce the design and production landscape of the country. House of Today has created a platform for young designers to have the chance to bring what they have out there. House of Today travels beyond the Biennale in Beirut by participating in exhibits, fairs, auction, and design events. Whether helping place designer pieces in permanent museum collection or by mediating a private commission, House of Today is always looking to expand its reach and create collaborative multidisciplinary partnerships that foster cultural exchange to support its mission. It's a platform that will really help you go places you wouldn't even expect, and this is interesting. We got our first commissioned piece by House of Today. On August 4th, 2020, Beirut witnessed one of the largest peacetime explosions in history, shattering a city and devastating its people. In the absence of a reliable government, we had to come together to support one another through grief and uncertainty. House of Today put together a relief program open to every designer in Beirut to help rebuild shattered studios. We have since had to devise different strategies to respond to the economic, political barriers that have set a stagnant and debilitating landscape for designers to work. In light of the pandemic, House of Today launched the SOAP Project, a creative initiative calling Lebanese designers and creative minds to rethink one of the most basic materials, the soap, from one of the most essential products to a new object of desire. For creatives to create, House of Today set up, as part of its relief initiative, a residency program abroad, where environmental conditions are more conducive for the designers. Earlier this year, we initiated our first residency in collaboration with Aron Company for designer duo Sayyar and Gharibi and ceramist Marilyn Masoud to Anderson Ranch in Aspen to investigate new ceramic techniques.
With 18th Street Art Center, we develop a partnership of ongoing intercultural dialogue. As part of their Borderless series, we created a documentary directed by Nadim Thabit that shows Beirut through the eyes of four designers. As of yesterday, Carlo and Marilyn Masoud are the visiting designers at the 18th Street Art Center in Los Angeles, allowing the siblings to explore and exchange in new territories. Not long ago, House of Today also sent Stefani Musallem to Naples to learn more about tradition Neapolitan crafts in collaboration with Edith Napoli. She will showcase the work inspired by this encounter in October as part of Edith Cult program with Fondazione Made in Cloister. Above and beyond residency, we are happy to announce that we will be present at Design Miami Curio with Khaled El Mais. We initiated the dialogue between Khaled and local Mexican craftsmen to create the New Nature Collection for House of Today. In the last decade, House of Today has actively and full-heartedly played a role towards gearing focus on Lebanese talent. Our designers are our cultural ambassadors to the world, painting a more positive facade of what our country has to offer. At this moment, our organization is trying to sustain a design culture of growth and exchange within this landscape to encourage creative expression and empower design culture as a contributing force for change. Though we know the path towards recovery for Lebanon is long, House of Today will continue to help foster an inspiring design scene to keep supporting our talent in Lebanon against all odds. Ecco, guardando appunto questo video mi sono emozionata tantissimo, insomma, questo video mostra la forza di quello che le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro possono fare, ma non facciamo i negativi, continuiamo ad essere positivi e vorrei chiedere appunto a tutti i partecipanti di questa riunione un esempio nel corso degli ultimi 18 mesi che hanno trovato essere positivo e magari un esempio che ha permesso alla loro fondazione di crescere. Quindi inizio con lei, Shirin, una parola o che tipo di esperienza o un esempio che lei ha potuto trarre dagli ultimi 18 mesi. In Libano, diciamo, c'è una situazione particolare. Gli ultimi 18 mesi e anche molto prima non è che ci fosse molto da essere positivi, vista la situazione che è, diciamo, secondaria, ma c'è anche la instabilità politica, la crisi finanziaria, nessuna forma di governo. Quindi c'è molta pressione che viene esercitata sui designer e anche a livello di comunità in senso assoluto. E quindi è difficile avere la possibilità di pensare a un esito positivo. È stato anche però un momento in cui tutti si sono ritrovati insieme, nel senso che abbiamo avuto molto sostegno internazionale, anche dal punto di vista morale, non solo. E io credo che ciò fosse davvero una svolta per il Libano, paese piccolissimo, e la tensione di solito che c'è è davvero palpabile, insomma. Quindi c'è stato molto molto aiuto e sostegno da parte di tutti. Dal punto di vista di House of Today e quello che abbiamo fatto, abbiamo avuto una prospettiva di positività, abbiamo immediatamente cercato di capire quali fossero le necessità dei designer e in prima battuta abbiamo dovuto ristabilire i loro studi per poterli far continuare a lavorare immediatamente e, come ho già detto, bisognava farli uscire da questo contesto di vera e propria miseria morale e materiale, non riesco a trovare nessun'altra parola, attraverso un programma di residenza e ancora attraverso la comunità internazionale dei designer che si sono tutti uniti insieme. Abbiamo cercato proprio di ognuno espletare il proprio ruolo e fare la propria parte e intervenire, e questa è la cosa positiva che abbiamo estrapolato. Sì, certo, è inutile indorare la pillola, sì, sto cercando di parlare in positivo, ma credo che la situazione fosse davvero
cultura, ecco, come sosteniamo questa energia, è stata una cosa molto importante. A te adesso un esempio, una parola di cose positive che abbiamo tratto, Nadia. Riunione, connettività, tutti abbiamo dovuto collegarci con Zoom in modo digitale e anche il programma che abbiamo pensato per il futuro è basato sull'internazionalità completa e la connettività completa, e non saremmo stati in grado di farlo se non ci fosse stata questa crisi. Vado al di là di semplicemente dire una parola, ma ecco, dal nostro punto di vista, la emancipazione, l'uguaglianza, tutto quello che questa crisi ci ha fatto arrivare a capire sono denominatori comuni. Noi siamo esseri umani, siamo fragilissimi completamente e siamo tutti nella stessa situazione, tutti possiamo prenderci il Covid. Devo dire, è stato incredibilmente sconvolgente vedere il tipo di aiuto, colleghi che si sono aiutati, organizzazioni che hanno collaborato insieme. È stata una cosa davvero sconvolgente, sorprendente, è stata come una sveglia tra uomo e natura, un uomo nei confronti della natura, e siamo più consci di quanto ci sia bisogno di aria migliore, perché il traffico si è fermato e mi hai dato proprio il là per dare la parola a Cyril e sentire che cosa ne pensa. E io penso che l'ultimo anno e mezzo, è proprio stato un anno duro, per essere onesti, e di fatto abbiamo persone che lavorano per noi in tutto il mondo, e quindi la nostra preoccupazione è stata da loro del lavoro, del lavoro che possono ancora proteggere gli animali, per esempio, anche se le circostanze non erano delle migliori. Bisogna naturalmente cercare di mitigare l'ansia, fare degli elenchi di priorità, e chi lavora per esempio con i governi, la Banca Mondiale è stata una delle poche che ci ha sostenuti continuando il progetto, e poi altri sono stati molto, molto attenti a noi, però è stato un anno molto duro per noi. La parola è disciplina, 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 autodisciplinarsi, e poi essere efficienti, trovare l'equilibrio, usare le risorse bene, non perdersi, e naturalmente quando ti organizzi meglio, cosa non facile, perché devi fare tutto da remoto, perché noi di fatto a Perla dipendiamo dall'interazione umana, bene, la cosa positiva è che abbiamo calibrato meglio le nostre riunioni e conversazioni di quanto non fosse possibile in altre occasioni. E se dovevamo avere a che fare con un presidente, con un ministro, con un investitore o comunque grandi donatori, e gli incontri con Zoom, non con Skype, eccetera, prima non era possibile, adesso invece è una cosa completamente accettata, quindi non devi andarci fisicamente, quindi questo è stato una parte positiva, anche se l'anno è stato un anno duro, certo. Continuiamo ad essere positivi. Mi puoi fare un esempio in real time di una delle cose che avete fatto, per esempio a livello di sviluppo di materiali, visto appunto il contesto odierno dove stiamo parlando? Prima cosa, l'idea originale che abbiamo avuto nel 2012 era prendere l'inquinamento di plastica nei oceani, dalle spiagge, eccetera, e creare un materiale. E adesso siamo in grado di fare tutta una serie di materiali con ottime prestazioni, che siano filamenti per il 3D printing, oppure una cosa per haute couture, o per prêt-à-porter, o per abbigliamento sportivo. Insomma, siamo riusciti, come dire, a gestire meglio questa ondata di riciclo di plastica anche attraverso i governi, e la nostra azienda sta andando verso una possibilità di risolvere i problemi a livello globale. E poi l'altro grande passo avanti che abbiamo fatto è che noi abbiamo iniziato ad avere una branca di Palais che si occupa di nuovi
materiali, identificare quelli che sono i nuovi materiali. Abbiamo iniziato qualche anno fa, ma adesso ci siamo organizzati al 100%, vale dire lavoriamo con inventori, con esperti scientifici, con ricercatori e anche investitori, e di fatto continuiamo a trovare delle alternative alla plastica, al cuoio, alternative anche a sostanze chimiche che altrimenti sarebbero estremamente negativi se usati nell'ambiente, e stiamo sostenendo questi sviluppi e ci stiamo anche investendo. Quindi da un certo punto di vista vuol dire cercare di risolvere la crisi della plastica, cercando di fare del nostro meglio sul posto, valorizzando questi materiali per sostituire appunto la plastica, e la seconda cosa è vogliamo questi materiali per sempre e poi cerchiamo di sostenere chi trova materiali nuovi. Nel corso degli ultimi 12 mesi quello che abbiamo fatto, abbiamo cercato di fare grandi alleanze con i governi, organizzazioni intergovernative, investitori. Questo è il nostro grande successo nel corso degli ultimi 12 mesi. Ecco, spero che appunto la tua parola si diffonda in tutto questo padiglione e qualcuno ti ascolti, per così dire. Purtroppo non abbiamo più tanto tempo, ma Nadia, mi puoi dire semplicemente una cosa che a livello di fondazione ti entusiasma, semplicemente un esempio sul quale magari tutti noi abbiamo qualche cosa da imparare? Per esempio l'annuncio che avete fatto a settembre. Sì, io credo che... ancora una cosa digitale, questo evento, noi presenteremo i nostri programmi e sia esattamente come lei ha detto, avremo nuovi materiali interessanti che verranno appunto impiegati per avere un impatto del tutto nuovo. E Shireen, che tipo di successo avete avuto dopo l'esplosione nell'ambito della ricostruzione di questa città? Dove sono i designer, hanno ricostruito le loro carriere, eccetera? Abbiamo 12 designer nei loro studi che lavorano, il programma di residenza ha spalancato le sue porte a molti designer, e quindi abbiamo dei contratti di lock-up con delle gallerie, cosa fantastica. Continuiamo a mostrare gli oggetti, visto che non possiamo più fare la Biennale in Libano, continuiamo a fare sforzi per riuscire a mettere in mostra questi oggetti, questi prodotti, per collaborare anche con le istituzioni internazionali. E stiamo partecipando con Ali del Mais per quanto riguarda il curriculum dei designer, e poi cerchiamo di rispondere ai bisogni dei libanesi a seconda appunto dei bisogni espletati. La collaborazione funziona e dobbiamo reagire velocemente, ma purtroppo sono passati 45 minuti, il tempo è volato, mi dispiace, sono tutti voi per forse non avermi dato la possibilità di esprimermi come volevate. Sono sicuro che il salone darà la possibilità a chiunque voglia contattarvi di farlo. Posso dirvi grazie, e il pubblico qui vi applaude e vi ringrazia per ciò che avete fatto e detto. E speriamo di vedervi presto di persona. Grazie, arrivederci.